Per aumentare il fatturato della tua azienda, devi concentrarti su quel singolo elemento in grado di aumentare le tue vendite. Ma dov'è? Come lo trovi e come lo puoi usare? Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei sarti del web. Io sono Rebecca Guardianelli, mastino del web. Oggi concedo al mastino di parlare di un argomento che mi sta immensamente a cuore, perché è ciò che ho trovato dopo 40 anni a stretto contatto con le imprese italiane. Oggi parliamo di quell'1% che aumenta le tue vendite. Esatto, il singolo elemento che è in grado di portarti alla ricchezza. E non stiamo esagerando, lo sai, se segui il sarto te lo ribadisco anche oggi, fidati del mastino. L'1% è veramente un elemento fondamentale in grado di far prosperare la tua azienda. Andiamo a capire insieme come trovarlo con un esercizio che è semplice, ci vorrà un minuto per farlo, ma da questo esercizio parte il percorso che ti differenzierà dalla concorrenza e ti renderà il punto di riferimento dei tuoi potenziali clienti. Ma prima vediamo con più attenzione che cos'è l'1% differenziante. È la chiave del successo della tua azienda. È il cardine che permette di aprire le tue casse e farci entrare fiumi di fatturato. Perché? Perché è qualcosa che non c'è là fuori, o meglio, c'è, ma la maggior parte delle aziende non riesce a applicarlo nel modo giusto, perché non è in grado di trovare un singolo elemento differenziante che sia proprio, che sia solo di quella specifica azienda, di nessun altro. Questo perché? Perché in Italia non siamo abituati a ragionare in questo modo. La maggior parte delle aziende parla di qualità, esperienza, professionalità. A me la parola professionalità mi fa imbestialire, perché cosa vuol dire? Cioè, gli altri cosa sono? Dei principianti, degli amatori nello stesso lavoro? Cioè, l'esperienza tanto, qualità non ne parliamo, con una parola che mi fa venire l'allergia, ma professionalità mi fa imbestialire. E il problema di queste tre parole che io vedo nel, penso, 90% della comunicazione là fuori di qualsiasi tipo di azienda, e non stiamo parlando di attività di un certo tipo rispetto a un altro, è che è la stessa cosa che dicono tutti quanti, cioè fa l'effetto sosia, l'effetto clone, tutte uguali, tutti grigi, perché se tu mi parli di ho esperienza dal 38, ho esperienza dal 49, io cliente non decido in base a quello se comprare da te oppure no, non mi serve, non è utile per la mia scelta. Ma soprattutto le persone non scelgono a chi dare i loro soldi in base a, ok, lui è in giro dal 39, lui è in giro dal 48, cioè non è questo che pesa sulla bilancia delle decisioni delle persone. Esatto, perché se pensi di attirarlo, oppure quando parli di grande qualità, non mi stai dimostrando niente, è ovvio che per te il tuo prodotto è di qualità, perché non dovresti dire che è di qualità? Cioè, il pizzaiolo che dice che la sua pizza è buona non è credibile, è ovvio che la sua pizza per lui è buona. Quindi utilizzare queste tre parole all'interno della tua comunicazione non ti aiuta a conquistare i clienti, non serve a niente, quindi ti consiglio di eliminarle il prima possibile. Cioè, se hai una di quelle frasi fuori dal negozio, grande qualità esperienza, per carità, dagli fuoco, dimmi dove vivi che vengo anch'io, ti do una mano. E andiamo invece a capire qual è il modo giusto per muoversi, cioè rispondere alla domanda perché sei la scelta migliore per il tuo cliente, evitando di utilizzare le tre parole che abbiamo visto prima. Ti metti lì, prendi un foglio di carta e una penna e cerca di rispondere in maniera più onesta possibile a questa domanda. Magari sei la scelta migliore perché sei una pizzeria che ha un impasto altamente digeribile e quindi la tua pizza non fa gonfiare la pancia e non ti fa star male tutta la notte dopo che l'hai mangiata. Oppure il tuo servizio di cura del viso. Guarda, aspetta, rimaniamo sulla pizza, mi piace come esempio, perché il mastino ha utilizzato l'esempio della pizza digeribile e questo è un qualcosa che probabilmente tante persone ritengono sia importante, no? Molte persone dicono: mi piacerebbe andare a letto e non dovermi rigirare nelle coperte e alzarmi in continuazione per andare a bere, perché l'impasto della pizza mi sta ancora levitando in pancia e quindi certo, mi sta provocando quel brutto effetto che... Però questo, in un mondo lato in cui altre pizzerie stanno comunicando, qualcun altro potrebbe dirlo. Allora possiamo fare una differenziazione ulteriore: la mia pizza è alta, la mia pizza è sottile. Queste sono due cose totalmente differenti e non puoi essere sia uno che l'altro, cioè la tua pizza o è alta o è sottile. Cioè, quindi ci rendiamo conto. E ragazzi, c'è gente a cui piace la pizza alta e c'è gente a cui piace la pizza sottile, e non andranno mai d'accordo. Cioè,
anche se litigano per anni, anche se si portano a pranzo, a cena, a vicenda, a qualcuno continuerà a piacere la pizza alta, a qualcuno continuerà a piacere la pizza sottile. Quindi questa è una, usiamo questo termine, ma proprio in termine specifico, qualità, la qualità alta o sottile che ti differenzi rispetto agli altri. La maggior parte delle pizzerie non dice niente e tu a quel punto attira tutte le persone che vogliono una pizza sottile, attira tutte le persone che vogliono una pizza alta, mandando via il contrario, quelli che non rientrano in quell'insieme. Sì, vai a specificare, ti vai a differenziare proprio in quella maniera lì, oppure pizza tradizionale, pizza innovativa. E io per esempio ho una pizzeria che mi piace molto qua a Bologna, l'ho trovata perché è l'unica pizzeria di Bologna che specifica da subito che ha le pizze col cornicione ripieno. E quindi per me, quando stavo cercando una pizza con quella caratteristica lì, è diventata la mia pizzeria di fiducia, perché non, magari esistono altre pizzerie a Bologna che lo fanno, ma è l'unica che ho trovato che ne parla. E poi mi sono trovata bene, sono riuscita a farmi tornare e adesso sono una cliente fissa, insomma, di quell'azienda. Quindi perché se e la vai con le pizze col cornicione ripieno. Esatto, con cornicione ripieno. Una volta che hai trovato la risposta, a quel punto tu hai trovato il tuo 1% e l'unica cosa che devi fare è comunicarlo con forza all'interno di tutto quello che usi per attirare i clienti nella tua attività, nel post, nel video, nel podcast, ovunque deve esserci quell'elemento differenziante, perché devi sempre rispondere a quella domanda nella testa del tuo cliente, gli devi spiegare perché sei la scelta migliore per lui oppure per lei. Questo è quello che fa la differenza tra un'azienda che farà sempre fatica a trovare clienti e un'azienda che non farà altro che aumentare le vendite a dismisura. Il problema è che capire come trovare l'1%, sì, l'esercizio che ti ho dato è utile, ma una volta che l'hai fatto, capire dove andare, cosa devo fare, come mi devo muovere, dove trovo i clienti giusti per la mia attività, non è facile. Quindi la cosa migliore che puoi fare è richiedere la consulenza di uno dei tutor dei siti del web, un esperto o esperta di comunicazione che è a tua disposizione per aiutarti a valorizzare il tuo 1% differenziarte e utilizzarlo per attirare clienti di alta qualità, quindi clienti su misura, all'interno della tua impresa. Tutto quello che devi fare è andare sui siti del web.it/tutor per prenotare la tua chiamata. E troverai un esperto, un esperto di comunicazione online che a spese mie ti darà informazioni gratuite su quello che puoi fare con la tua azienda per raggiungere i tuoi obiettivi. Guardate come quanto sono generoso. Molto bene, ringraziamo il Mastino per averci deliziato con questa puntata sull'1% che ti aiuta ad aumentare le vendite. Noi siamo i Sarti del Web, ci occupiamo di aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura, e se vuoi leggere qualcosa in più su di noi ci trovi sui sartidelweb.it, ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao! A presto!